Per quanto riguarda i medical device, che differenze ci sono a livello regionale e nazionale per l'accesso e la disponibilità di questi strumenti? Le differenze risiedono soprattutto all'interno delle regioni nella differenza delle strutture, perché ci sono strutture che hanno dotazioni molto moderne e molto attuali e delle strutture che invece sono rimaste indietro. Anche all'interno della stessa regione ci sono delle differenze. Queste differenze in realtà sono fisiologiche per una parte, perché la concentrazione delle patologie negli ospedali più attrezzati è anche un modo di gestire al meglio questi pazienti, perché l'expertise e lo skill professionale si raggiunge con volumi adeguati. Quindi la diffusione di determinate tecnologie e di medical device in tutte le strutture non è del tutto adeguata, cioè ci vogliono strutture in cui determinate patologie vengono trattate con la migliore tecnologia ed altre strutture che hanno volumi troppo bassi per poter gestire questo tipo di pazienti. Per quanto riguarda invece il ruolo della ricerca e l'innovazione, a che punto si è adesso per il riguardo ai medical device? Per quanto riguarda la chirurgia, noi siamo sicuramente un paese avanti, nel senso che la rivoluzione tecnologica degli ultimi 25 anni ci ha consentito di fare notevoli progressi, qualche volta anche forse oltre il lecito, se vogliamo, perché alcune tecnologie sono state impiegate e utilizzate senza tener conto di un impatto anche economico sulla realtà, e quindi probabilmente in alcune strutture e in alcune regioni questo problema si è manifestato proprio con il miglioramento tecnologico. È chiaro che la verifica dell'utilità della tecnologia innovativa sul risultato, sull'esito della cura, è tutto da verificare, perché molte volte le tecnologie sono state introdotte nei nostri ospedali senza una preventiva verifica della loro efficacia e soprattutto del rapporto costo-efficacia. Quindi questo deve essere un ruolo che sia le istituzioni sia anche le società scientifiche devono assumersi per dare qualità alle prestazioni di cura e soprattutto rispettando dei bilanci corretti, cioè eccedere nelle spese, moltiplicare in tutte le strutture l'alta tecnologia comporterà delle spese che sono insostenibili. Peraltro l'innovazione buona, passatemi il termine, è comunque un modo di gestire meglio anche la spesa. Quindi innovazione e sostenibilità non sono due concetti contrapposti, sono due concetti che possono andare insieme e migliorare sia l'aspetto della qualità della cura sia gli aspetti finanziari correlati fortemente al nostro sistema. Il paziente, riguardo questi medical device, viene informato abbastanza? Secondo me viene informato, nel senso che le tecniche che noi usiamo vengono comunicate al paziente. È evidente che i dettagli tecnici sulla innovazione non sono di interesse del paziente, cioè se io uso uno strumento piuttosto che un altro durante l'intervento, al paziente credo che interessi in maniera marginale. È chiaro che in chirurgia la rivoluzione, la laparoscopia, robotica eccetera è un concetto che il paziente conosce piuttosto bene e quindi è già consapevole e informato per fare delle scelte che possano essere nel senso del miglior risultato della sua cura. Quindi credo che anche su questo ci sono sicuramente delle differenze, perché ci sono gruppi di popolazione che magari sono poco addentro all'evoluzione delle attività chirurgiche e altri che invece sono informati. C'è questa difformità sicuramente, però questo fa capo più che altro alla capacità del professionista di gestire questo aspetto fondamentale della nostra professione.